nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Ben ritrovati in Correre per Sport, Alberico, un'altra caro puntata capitano. Di corsa. Andiamo a presentare i nostri ospiti. Una settimana di riposo hai fatto? Ho fatto una settimana di riposo perché adesso ci sarà un fine settimana esplosivo, evanescente, con esplosivo, belle gare, belle novità. Ma quando è che cominci a lavorare per la Maratona Città di Pescara? Stai lavorando? Quest'anno stiamo lavorando, grazie a Dio, fortunatamente abbiamo un bel comitato intraprendente, per cui stanno, al momento posso dire che stanno lavorando. Scommetti che anche qualche ospite che abbiamo stasera potrebbe dare... Hanno quel valore, potrebbero dare quel valore aggiunto. Sicuramente lo daranno, perché il valore aggiunto è sempre nella partecipazione, ma fortunatamente partecipano tutti e speriamo di coinvolgere il più possibile. Andiamo a presentare i nostri ospiti. Franco Giurastante, buonasera, ben arrivato. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Una new entry, possiamo dire, nel mondo del podismo da poco tempo, con il progetto Running di Canosa. Circa 2 anni, quindi... Già. Ci presentiamo verso questa avventura, ci catapultiamo proprio. Siete vero... già uno dei gruppi, anche domenica scorsa siete stati premiati nella vostra Canosa con un'altra manifestazione. Sì, devo dire che nonostante il team non sia formato da un numero eccelso di atleti, ne siamo all'incirca 50, devo dire che la presenza è abbastanza corposa. 50 belli attivi. Devo dire, Franco, che vi fate vedere, ma vi fate anche sentire, perché siete attivi un po' su tutte, su tutti i fronti. Anche perché vorremmo, insomma, allargare la famiglia, insomma. Andiamo a presentare gli altri ospiti. Licio Capone, buonasera, ben arrivato. Buonasera a tutti. I Folletti del Morrone. La settimana scorsa abbiamo avuto il presidente Santino, era presente l'architetto Santino, oggi il vicepresidente, ma... Questa Tocco Runners che vi coinvolge? Sì, noi siamo qui per sostenere, appunto, e per collaborare con Tocco Runner al fine di questo trail che ci sarà in questa prossima domenica, che si svolgerà in quota, e quindi collaboriamo con loro per il miglior svolgimento della gara stessa. Licio, la settimana scorsa Pino ha parlato di quei 700-800 metri di cresta dopo la salita. Qualcuno mi ha contattato preoccupato. Come sono? Sono affrontabili? Sono percorribili? Bisogna stare molto attenti? La persona anziana potrebbe avere delle difficoltà? Allora, è sicuramente... Dipende un percorso... che significa anziano. Siamo sicuramente... sempre pronti al peggio. No? È sicuramente un percorso percorribile, però con molta attenzione. È un percorso di cresta... E ci sono 400-500 metri in cui termina il bosco, si sta sulla roccia, è una roccia piuttosto fessurata e quindi l'attenzione ci deve essere. È per questo, ecco, che sono Alberico, Alberico, sarà comunque il percorso sarà assistito, sarà sia segnalato che assistito da... Io prego Licio di fermarsi un attimo e Alberico pure, perché abbiamo parlato di anziani di una certa età e il vecchio Pino si sta offendendo perché non l'abbiamo presentato. Buonasera, ben arrivato Pino Melchiorre. Buonasera a voi, vecchio, presidente della Tocco Runner. Ti dico vecchio perché lo sappiamo ormai tutti quanti, perché ti posso chiamare vecchio. Siamo nati lo stesso, no, diciamolo, perché... siamo nati lo stesso anno, stesso mese, stesso giorno. Addirittura. Però è più anziano lui, perché è nato di mattina, io di pomeriggio. Allora è stata una svolta, caro Pino. No, qualcuno ci ha anche scritto rimproverando il capitano, dice: ma come mai hai chiamato vecchio Pino?
Oggi però possiamo dire che avevi tutti i titoli per poter... Assolutamente sì, no, siccome abbiamo parlato di anziani sulla cresta, eccetera, siccome lui da poco è andato sulla cresta, se c'è andato Pino sulla cresta ci possiamo andare Ma tu ci sarei andato anche con mezza giornata di anticipo, caro. Sì. Una volta. Pino, parto proprio da te, dopo la bella esperienza, il grande successo riscosso con la nona edizione della notturna toccolana, non vi siete fermati, anzi già eravate con la mente protesi verso l'organizzazione. Abbiamo sposato il discorso dei folletti, ci hanno proposto, l'abbiamo fatto insieme, diciamo, loro hanno, che ne dici, e l'abbiamo colto a volo. È un'esperienza nuova che tendiamo di farla appunto con i folletti, che sono gli esperti della montagna. E difatti, come ha detto poco fa il vicepresidente, la parte pericolosa è assistita da tutti i folletti, quindi ne sono tantissimi, quindi quasi portati mano per mano in queste rocce fessurate che diceva il vice. Niente, vogliamo vedere un po' questa esperienza, piace tantissimo, è piaciuta a tutti, siamo saliti un po' a volta tutti i tocco runner su a vedere il percorso, chi lo provava a mo' di gara, chi lo provava solo passeggiando, ed è bellissimo, spettacoli della natura stupendi. Tutta la salita sarà sotto l'ombra, poi come si esce dall'ombra con uno sforzo immane, è come se uno sta lì a da una medaglia, siamo arrivati alla cresta e vedi quello spettacolo che ti ricompensa tutto il lavoro fatto. Devo dire, caro Pino, che in tanti oramai interagiamo sempre di più, in tanti mi hanno proprio chiesto, hanno voglia di venire a scollinare per vivere quel sentiero, quel tratto. Io mi sono quasi preoccupato perché qualcuno resterà su a guardare il panorama, speriamo di no. Sicuramente qualcuno che non è competitivo si fermerà, perché è stupendo. Io ho detto la settimana scorsa, quando c'era il presidente dei Folletti, ho una provocazione, visto che da là sopra si vede la Valle Peligna, la Val Pescara, si può ammirare di tutto e di più. Tirino, tutte. Tassativamente chi arriva sopra si deve fermare per due minuti, tre minuti e poi ripartire tutti quanti per dare la possibilità. Ma sicuramente si fermeranno. I competitivi penso di no, perché hanno, esatto, ma gli altri si fermeranno tutti. I bucci della situazione è immenso, il panorama è immenso, da Rocca Raso, Valle del Tirino, Gran Sasso, Valle del Pescara, il mare, tutto. Cioè, veramente una bella città. Sì. Licio, ci diceva il presidente, noto imprenditore, tra l'altro originario, tra l'altro Alberico di Cugnoli, prendiamo lo spunto per ricordare che la gara di Cugnoli è stata posticipata al 18 di novembre, domenica 18. Lui è un noto imprenditore nel campo della distribuzione alimentare con una decina di negozi. Tra cui uno dei più importanti è in un luogo anche a me caro, caro Roberto, perché Torre dei Passeri si apre tutta la stagione agonistica della WISP con la Corsa della Memoria. Assolutamente sì. Licio, dicevamo, il presidente la settimana scorsa ci ha detto che il percorso è veramente fantastico, Pino ne è innamorato e speriamo che verranno in tanti per ammirare un posto così bello. Sì, noi abbiamo voluto riaprire questo sentiero non tanto per la gara, per la corsa, ma proprio per la fruizione degli escursionisti. Certo. Però questa gara ci è un'occasione per presentarla al pubblico. Questo era un sentiero che era stato abbandonato anche un po'... E adesso è iperpulito, Alberico, ma sai perché? Perché ci sono tanti folletti. Certo. Sì. Ci sono i folletti, il percorso è... Noi abbiamo preso dal parco la manutenzione appunto di questo percorso e quindi è stato riaperto nel suo tracciato storico, che si era completamente richiuso. Era un tracciato, questo un antico tracciato che veniva utilizzato dai carbonai per l'industria del carbone da legna, e purtroppo con il mutamento delle fonti energetiche la cosa è andata finendo, i carbonai non ci sono più, i percorsi sono richiusi. Abbiamo riaperto questo bellissimo percorso che, dopo percorrendo tutto il bosco, iniziando dalla macchia mediterranea sulla parte bassa al bosco misto fino alla Faggeta, svalica su quello che dicevamo, questa bellissima cresta che divide la Valle Peligna dalla Val Pescara. E quindi gli affacci sono veramente stupendi. Sicuramente troveremo anche delle fontane, delle sorgenti, dei ruscelli, oltre a trovare i cinghiali. Purtroppo no. No. Noi abbiamo riscoperto qualche anno fa un'antica fontana che però al momento non è ancora fruibile, non c'è ancora acqua potabile. La vorremmo bonificare
la fontana è più vicina al paese, una fontana, ma in quota non ce n'è. Ci saremo noi con le bottiglie di acqua. Che porterete? Che porteremo negli zaini e già stiamo cominciando a portare. Perché non ci si può arrivare con nessun mezzo. Abbiamo appena inquadrato un cartello, Pino, ci saremo tanti podisti, saranno tanti amici, Duchi di Castelluccio è uno dei nuovi amici che è entrato nella famiglia Toccoran. Sì, sì, la famiglia Cipressi, appunto, che rappresenta la società, la ditta, l'azienda Duchi di Castelluccio, quest'anno è stato molto vicino a noi, ci ha premiato tutte le categorie con il loro prodotto, che è un vino biologico. Beh, con Pino quando si parla di bere, di vini, è solo il massimo. Sì, solo il massimo. Sì. E c'è anche il responsabile del marketing delle vendite, appunto Salerni, è un toccolano che ci ha dato questa mano a intraprendere il discorso con questa azienda. Un'azienda che produce vini bio, come dice lo slogan, bevi vino, bevi bio. Hai cambiato spacciatore di vini, ma non hai cambiato la qualità. Assolutamente, alta qualità, nessun fertilizzante organico. E questa sarà la bottiglia che daremo appunto a tutti, con l'astuccio pure. Con l'astuccio. Wow. Bellissimo. Beh, che darete a tutti. E poi ho visto anche delle maglie in giro, che significa? Le maglie del campionato regionale del trail. Ah, perché Wisp. Anche il campionato regionale? Sì. Abbiamo creato la maglia uomo, che è il campione regionale trail di Wisp, e anche la maglietta. Questa è una bella novità. Campionessa regionale. Campionessa regionale trail. Di trail. Ah, c'è la donna che corre tra le montagne con la scritta fucsia rosa, l'altra parte. E credo, caro Pino, che da adesso sarà la novità che in tutti i campionati cercheremo di riproporre la maglia maschile e femminile. Benissimo. E poi a tutti i partecipanti diamo la maglia proprio classica. Oltre al vino. Sì, sì. La maglia, no, il vino è... maglia Ioma tecnica con il simbolo del nostro trail Monte Rotondo. Ma il vino è le categorie. Il vino è le categorie anche ai partecipanti. Anche ai partecipanti? Sì, sì, anche la pasta. Addirittura. Sì, sì, noi siamo quasi noti per questo risultato dei possiamo togliere dei il quasi, Pino, voi siete noti. Sarà gara molto faticosa e quindi... Ecco, bravo, giusto. A proposito di faticoso, il dislivello totale è 1000? 1460, ma tanto. Si faranno, è positivo, si faranno i primi 6 chilometri, poi è tutto altre 12 a scendere leggermente. Tempo... Si sale al massimo con 6 chilometri. C'è un tempo limite? O... Sì, c'è la scopa a 5 ore. Partenza ore 9? Partenza ore 9. Impianti sportivi di calcio, non quelli dell'oratorio dove abbiamo creato il parcheggio nella notturna toccolana. E dall'altra parte del paese, verso la montagna. Infatti non usiamo per niente l'asfalto, si parte e entriamo già direttamente nel sentiero del parco. Perfetto, perfetto. Franco, il giorno prima veniamo a fare un bel riscaldamento, una bella gara, un'altra, se lì non ci sono fontane, guardie grelle, fontane in abbondanza. In abbondanza, fontana, l'acqua, centro storico. Che bella che è guardie grelle, poi bellissima... Alberico, la cosa bella è che tu sei stato parte anche dell'organizzazione, certo, delle passate edizioni, oltre che vincitore, la cosa bella è che la città di guardie grelle partecipa in un modo. Sì, infatti quando mio nipote un anno fa, Mirko, che è della Maya Fitness, che organizzava, che salutiamo, che ha organizzato l'edizione precedente. Adesso, come ha fatto Mirko, che era così innamorato di quella manifestazione, ad uscirne? Gli impegni professionali e familiari l'hanno... Ma ci sarà sabato, sì. Ci sarà sicuramente. Come ci sarà, c'è con stato tutta la Maya Fitness, sicuramente. Come è stato in questi giorni partecipe nell'organizzazione dell'evento, grazie anche ai suoi consigli e le sue dritte. E circa un anno fa, quando me ne ha parlato, che aveva questi problemi familiari e professionali, che non riusciva a tenere, diciamo, a mantenere lo standard delle altre edizioni della notturna di Guardia Grele, gli ho proposto che potevamo intanto vediamo delle immagini, credo, della passata edizione. Sì, sono immagini presenti della passata edizione, dell'edizione precedente. Ci sono un video di presentazione che abbiamo fatto per questo evento. Tra l'altro, Franco, abbiamo visto nel video due stupendi trofei. Sì, sono due bei trofei offerti dalla ditta di Prinzio di Guardia Grele. Quindi fatti a mano, perché di Prinzio è un artista oltre che una ditta. Anche perché Guardia Grele è famosa per la lavorazione del ferro, dell'oro, quindi
Non potevano mancare questi trofei che valorizzano anche per altre cose, anche per altre cose, per i Olciumi, per esempio. E quindi non potevano mancare questi trofei che rappresentano proprio l'arte, la cultura del paese stesso. Bellissimi, bellissimi. Poi patria di eccoli di certi cuochi, di certi ristoranti, sì. A livello, diciamo, non meritava, il paese non meritava che la notturna non venisse svolta. Quindi ho preso in carico questa commissione, diciamo, con tutte le forze, con la società, con la Maya Fitness, con il comune e i vari sponsor, stiamo cercando di mantenere lo standard degli anni precedenti. L'altra cosa bella, Alberico, e tu ne sei testimone, è il discorso dei ragazzi, tutta la cittadina, certo, tutti i ragazzi che partecipano a feste. Sì, era un peccato privarli di questo momento di svago, sia per i ragazzi che per i passeggiatori e comunque anche per i corridori. Ho ricevuto varie conferme, contatti anche da fuori regione. Di questo sono soddisfatto veramente. Persone da Roma hanno chiamato, persone da Lodi, da Milano, che si vogliono fare una camminata, e veramente siamo contenti di questo, insomma, di questo risultato che stiamo ricevendo. Di questo. Location sempre stesso posto, partenza? Stesso posto, stessa la partenza è per le 19 per gli adulti, per i ragazzi 16:30, lasciamo il tempo per effettuare tutte le premiazioni, per i ragazzi, visto che ne sono tantissimi, comunque anche per farli gareggiare c'è bisogno di un certo tempo. Infatti oggi è partito il servizio informativo del nostro ufficio stampa e già qualcuno ha risposto chiedendo se effettivamente i bambini corrono così presto. Noi abbiamo già risposto che devono correre così presto perché normalmente sono talmente tanti, sì, che richiedono tempi. Diciamo che l'anno scorso hanno sfiorato quasi 100 di bambini, quindi farli correre tutti, premiarli tutti, comunque richiede del tempo. Perché lo speaker, quindi, oltre a fare le gare, poi farà la premiazione prima della partenza, certo, degli adulti. E c'è tempo anche di andare a cena. Doppio lavoro. Per lo speaker. C'è tempo pure di andare a cena prima della partenza degli adulti. È quello che ci siamo messi come regola, e comunque non fare le premiazioni durante la gara degli adulti, perché non vogliamo che i genitori possano perdere la premiazione del proprio figlio. Assolutamente. Quindi avete anche, come si può dire, Alberico, anche esagerato come tempi, 2 ore e mezza a voglia a premiare. Vabbè, avranno il tempo di visitare, certo, il paese, perché comunque vale la pena visitare il borgo antico, dove comunque la gara essenzialmente viene fatta tutta nel centro urbano. Confermati i giri, perché sì, abbiamo letto nel servizio informativo che addirittura la passeggiata può fare 2,6 o 5,2, ciò significa che può fare 1 o 2 giri, esatto, dei 3 previsti. Sì, però chi fa un giro solo deve fare la salita dove è passato il Tirreno Adriatico. E lì comunque andavo proprio a chiedere questo, caro capitano, perché molti ci hanno chiesto quale sarà la salita che quest'anno verrà proposta, perché comunque una delle salite bisognerà farla fare. La salita è sempre quella del Torrione, che non è così ripida come quelle dove è passata la Tirrenia Adriatica, ed è molto più breve, quindi sono 200 metri di salita, tutti possono affrontare comodamente. Quindi il percorso è quello dell'anno scorso? Percorso è quello dell'anno scorso, gara nervosa, mista, ci sta da fare. Cambia solo l'organizzazione? Solo l'organizzazione. Beh, qui vicino è veramente per voi un esordio alla grande, sì, possiamo dire. È un bel impegno. Un bel test, eh? Sì. Avete fatto altre organizzazioni, compartecipazioni, organizzazioni di ragazzi non competitive, sì, ma questa però, è veramente, diciamo, vitale. La prima vera competitiva. Poi ci tengo particolarmente perché è stata anche la mia gara del debutto nel mondo del podismo 5 anni fa, quando è stata fatta la prima edizione. Sei partito proprio da lì? Sì. Prima gara competitiva. Anche la notturna di Guardia Grele è ripartita da lì, perché siamo alla quinta edizione. Sì, quinta edizione. Chi l'ha vinta la prima edizione? Io non mi ricordo. Ancora. Lo speaker? Ah. Io c'ero, ma stavo dietro. Ma ti ha doppiato, ma mica ti ha doppiato, no? Può essere. Potrebbe anche essere. Se stava iniziando, potrebbe essere. Potrebbe essere. Pino, per iscriversi, campionato regionale WISP, fa parte del circuito Parks Trail, oltre ancora? A 20 punti al Corri l'Abruzzo. Anche la gara tua fa parte del Corri. Sì.
A 20 punti c'è una non competitiva di 6 km che arriva al primo ristoro dove c'è la Fonte Luigi, e quindi da 300 a 600 metri, un 300 di scarsi di dislivello, e ritorna al paese. È proprio una passeggiata allora, se totale 1400 metri di dislivello e questi la non competitiva ne fanno solamente 300. La competitiva sì, però ieri per esempio siamo andati su un attimo a vedere un po' le varianti che dovevamo fare. Io e altre due ragazze, però sempre un'oretta e un quarto ci è voluta. Tra l'altro confermiamo ovviamente che anche in una gara di trail come questa di Tocco sono assegnati punti sia alla competitiva che alla non competitiva, perché tanti ce l'hanno chiesto, continuano a chiederlo, state tranquilli. 20 punti a Guardia Grele, 20 punti a Tocco sono già vostri. Licio, Pino, è un grande rammarico di aver scoperto quel posto solamente ad oltre 60 anni, anche se abita a Tocco. È un peccato per un toccolano. Io da non toccolano la conosco da più di 20 anni. Lui conosce, però... conosce, ma non tutta quanta, la conosce per andare a trovare, sì, a trovare i funghi. Beh, sì, sicuramente. Grande cercatore di funghi. E questa è una montagna che è stata un po' abbandonata nella sua sentieristica. La conoscenza di questa montagna viene proprio dai raccoglitori di funghi, dalle escursioni sporadiche, e che avevano oltretutto anche deviato un po' i sentieri antichi, perché poi quando un sentiero si chiude, casca un albero, gli si gira intorno, certo. Insomma. Ecco, quanto tempo avete impiegato? Noi abbiamo impiegato 2 anni, in realtà due stagioni estive, perché in inverno chiaramente non potevamo fare niente. E l'idea com'è nata di fare questo? Guarda, ci ha stimolato il parco, perché nel rifacimento nella carta sentieristica ultima aveva escluso questi sentieri antichi del Monte Rotondo da Tocco. Chiaramente, giustamente, si erano più concentrati su percorsi di Montamaro, cioè hanno iniziato da quella parte. E allora noi abbiamo pensato di poterli aiutare a reinserire e quindi a riaprire e manutenere un sentiero. E abbiamo presentato loro un progetto, è stato ben accolto. E quindi ci hanno dato la possibilità di poterlo riaprire, perché avevamo bisogno delle autorizzazioni, cioè è una zona parco, non potevamo andare ad aprire sentieri senza autorizzazioni. Siamo stati autorizzati, adesso i sentieri a 8 e a 5 che saranno utilizzati per la gara, entreranno a far parte della sentieristica ufficiale del parco, rientreranno in questo caso. Alberico, e non ci fermiamo qui, perché sabato pomeriggio tutti quanti a Guardia Grele, e verranno tra l'altro, guarda un po', verranno anche gli amici della Runners Pescara, un bel gruppo della Runners Pescara, nonostante che ci sia l'americana, comunque con Domenico ci eravamo già parlati, che loro avevano queste esigenze a causa dei campionati, degli assoluti di atletica che si sono svolti allo stadio una settimana fa. E quindi purtroppo questa data è coincisa e... tra l'altro in una bella collaborazione che ha coinvolto anche un po' tutta l'atletica WISP, addirittura Runners Pescara regalerà l'iscrizione alla notturna di Guardia Grele per tutti i loro... Gli manca solo il marchio WISP alla Runners Pescara, ma ce l'hanno a questo punto. Gli manca solamente e dicevamo, allora sabato Guardia Grele, l'americana di Pescara, poi domenica mattina tocco da Casauria con questo primo trail del Monte Rotondo, tra l'altro anche la corsa trail dei cinghiali, perché lì di cinghiali Pino a voglia, aiosa proprio, e oltre ai funghi. E poi nel pomeriggio completiamo questo fine settimana con la gara di Fara Figlio Rumpetri, che è una gara WISP, non fa parte del circuito, quindi... E io già so dove vai tu. E lo sai bene, lo sai. Scommettere... Eccola qui. Io sono certo che a Fara Figlio Rumpetri ci sarai di sicuro. Non so le altre dove sarai... Lo sai perché Pino ci sarà a fare Figlio Rumpetri? No. È perché tu non sai cosa si vince lì. Lo vogliamo dire in televisione, così probabilmente verrà anche qualcuno da fuori a cercare di toglierti. Lo devo dire, perché lo devo dire, non lo direi, perché si vince un mezzo agnello, tra l'altro spezzato dalla vicina Kozaka, quando il vincitore e la vincitrice lo richiedono. Effettivamente a me quello dell'anno scorso è finito, quello dei 2 anni fa lo stesso. Però è furbo, capito? Lo fa di domenica pomeriggio a fare figlio, non lo fa di sabato pomeriggio, così l'agnello lo poteva portare a Tocco, andavamo alla quiete. Sarebbe stato impossibile. Tu dici? Sì. Tu ci credi, Pino, che era impossibile? Ho i dubbi. Andremo a cacciare i cinghiali domenica mattina, dai, per il nostro speaker ufficiale. Franco,
E tu, come hai detto, ti danno una mano anche gli amici della Palestra Fitness? Sì, ovviamente avrò un aiuto sia dagli atleti, da Mirko, della Maya Fitness, ma forse oltre agli atleti come partecipazione, perché loro partecipano sempre in tanti. Oltre come partecipazione, comunque avrò anche delle persone che mi aiuteranno durante tutto l'evento. Comunque questi eventi richiedono degli sforzi, richiedono decine di persone che collaborano per regolare il traffico, insomma, per mia curiosità personale, la tua gentilissima consorte, moglie Antonella, farà da giudice, da atleta o da organizzatrice? Stavo per chiedere. Penso da organizzatrice, dov'è che abbiamo bisogno di più supporto in questo momento. Chiaramente per quanto riguarda una gran bella coppia, Alberto. Sì, è vero, una di quelle coppie che veramente fa bene a tutto il movimento. Grazie. Per quanto riguarda i giudici, Antonella può stare tranquilla, gliela diciamo anche per televisione. Che non si incavolano mai, sorridono sempre. Sì. No, purtroppo veramente abbiamo bisogno di tutti gli atleti della società per supportare, per diciamo mettere a proprio agio tutti gli atleti che arriveranno a fare la notturna. Bene, Pilicio, io sono curioso poi lungo il percorso come fate ad essere presenti in ogni posto, nei posti più importanti. Beh sì, sicuramente noi faremo l'assistenza nella parte più alta e invece gli amici di Tocco Runner correranno la parte più bassa. E siamo in tanti, siamo parecchi associati, tutti appassionati e tutti coinvolti in questa iniziativa proprio del trail, e quindi riusciremo a presidiare un po' tutto il percorso, appunto perché siamo in tanti, insomma. E già da oggi, ma comunque sabato, andremo in tanti a vedere, a studiare, a capire come organizzare al meglio. Pino, abbiamo detto di questo pacco gara ultra ricco, perché l'abbiamo anche fatto vedere, e qualcuno mi ha chiesto, e quindi ti giro la domanda, la quota di iscrizione, preoccupato da... 10 euro. Perfetto, quindi specifichiamo quella che è la quota di iscrizione. Scommetto che offrite anche il ristoro? Come? Ristoro finale, sì. E offriamo anche appunto la possibilità di fare la doccia, perché abbiamo tutto l'impianto sportivo, sia della pallavolo, della palestra, che da calcio, perché quest'anno non si è formata la squadra di seconda categoria, quindi il campo, l'impianto è tutto nostro, e quindi possono sfruttare docce, spogliatoi, tutto. Benissimo. Da una parte ci dispiace per la squadra, c'è una grande tradizione, 54 anni senza partecipando sempre ai campionati, il primo anno che non partecipano, purtroppo non c'è crisi dappertutto. Fate il campionato WISP, dai, non è sempre quello potrebbe essere un'alternativa. Sì. Alberico, sai che ho pensato? Che forse anche lo speaker può correre la gara sua, perché ce l'ha non competitiva di 6 km. Sì, ma con un dislivello di 300 metri solamente, gli altri devono fare 1400. Certo, arriverò prima del primo della... Non lo so, io non ne sono convinto. Non penso, perché ci sono dei grossi nomi, c'è Carfagnini che ci sarà da pedalare, ci si sarà pensa da pedalare. Che farà tutto il percorso sotto le 2 ore, io l'ho fatto in 5. E tra tutto questo, caro capitano, ieri è stata presentata sui social una cosetta carina. Io ti ho detto all'inizio, maraton di Pescara, vuol dire che già ci stai lavorando allora, Non direttamente, però devo riconoscere che si sta facendo un bel lavoro, è stata molto apprezzata, ed eccola qui che sta già girando vorticosamente sui social. Devo dire, secondo me carina, sicuramente nuova, sicuramente un dettaglio molto gettonata importante. Quella dell'anno scorso, quest'anno Speriamo ancora di più. Io ogni tanto che vado in giro rivedo delle persone che si allenano o camminano con la maglia, fino a ieri sera delle persone proprio con la... Tra l'altro, la maratona di Pescara, sempre caratterizzata dallo smanicato, e mantiene questa tradizione, perché veramente in tantissimi ci dicono che si trovano comodi. Ringraziamo ovviamente Gio Sport, che ci dà la possibilità di acquistare. E così con un mese poco più di anticipo cominciamo a parlare anche 40 giorni alla maratona di Pescara. 40 giorni alla maratona di Pescara. Bene, ringraziamo a Maurizio alla regia, e Marino alle telecamere, Alberico. Salutiamo i nostri graditissimi ospiti e diamo l'appuntamento alla settimana prossima. Buona serata. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà.
was your best song ever. It was your best song ever.